Non si espande, non capisco come mai. Le persone festeggiano il milione di iscritti, noi festeggiamo il milione di infetti. L'esplosione di spore di funghi. Così, piccioni che esplodono con funghi batteriologici su tutto. Il paziente zero, quello con la cura a fungo, ma che cazzo combini? Non vengono infettati. Dall'Egitto con furore i funghi dentro al kebab. Spore burst, buda! Ragazzi, questo è Apni, bentornati in questo nuovo video, in questa nuova sterminazione totale del pianeta. Ebbene sì, siamo tornati su Plague grazie al vostro grandissimo sostegno. Oltre 35.000 mi piace anche l'episodio precedente, mamma mia. Evidentemente non sono l'unico pazzo psicopatico che vuole conquistare il pianeta. L'ultima volta con il virus eravamo riusciti in qualche modo a farcela. Oggi però abbiamo un qualcosa di molto ma molto più tosto. Un fungo, sì. Fungo, vieni qua, Todd. E mi servi tu, che ti devo dire? Abbiamo il fungo. Lo so che sei scomodo, però da qualche parte devo pure infilare. Insomma, meglio di nulla. Sono veramente soddisfatto che questa serie vi piaccia. Mi fa veramente divertire da morire quando la gioco. Quindi pollicione in su per il prossimo episodio e andiamo a uccidere tutti. Eccoci ancora una volta nel nostro menu. Dobbiamo giocare, play game. Eccola qua, la nuova piaga, il fungus. Se non ho capito male, il nostro carissimo fungo, che è un fungo però non sembra, è in grado di attraversare lontane distanze senza tanti problemi. Abbiamo anche un po' di cose sbloccate. Allora, metabolic jump, get more DNA from pooping red biohazard bubbles. Direi che questo è perfetto, perché più continenti conquistiamo meglio è per noi. E abbiamo anche una seconda opzione, una mutazione genetica al darwinismo. Aumenta la possibilità di mutazione della piaga. Questo non so se metterlo o meno, perché all'inizio è un po' complicato da gestire e poi dopo ovviamente è bene. Per adesso teniamolo, ok? Se poi va male prima di fare un'altra partita, ovviamente prima di giocare in normal. E speriamo che la nostra malattia abbia il sopravvento. Chiameremo la nostra malattia fungis, così per restare in tema. Pensiamoci un po', alcuni mi hanno sfidato dicendo: Step, parti alla Groenlandia. Non voglio rischiare fin troppo, perché poi se non ci riusciamo faccio dei fail allucinanti. Piuttosto, per una volta, visto che ci sono i porcini che sono buonissimi, partiamo dall'Italia, vai, con l'unico aeroporto a Roma. Prima di iniziare io controllerei un attimo quali sono le abilità del nostro fungo, le modalità di trasmissione e i sintomi. Attenzione, questo è molto interessante. Costa un DNA points e rilascia delle spore nell'aria per infettare un nuovo continente, quindi ci permetterebbe di partire alla grande. Costa solamente uno. Beh, che dire, evolvi subito. Boom, Ucraina presa alla grande. Ed è questa la sua abilità, no? Quella di conquistare a lunga distanza vari continenti. Per noi è una figata. Quindi fatemi capire, questo significa che l'unico modo di conquistarli è upgradare queste cose qua? No, mi sembra assurdo. Noi facciamolo però. Questo 2 e questo 3. Ma facciamo 4, non se ne parla più. Vai, Nord America, Iceland. Fungis sta piano piano conquistando tutti. Quindi fatemi capire, come faccio io a conquistare tutto il pianeta a un certo punto? Ho bisogno che in qualche modo comunque si trasmetta, no? Allora, mettiamogli l'aria, mettiamo anche le regioni rurali. Dovrà prendere piede prima o poi. È impossibile. È un infettamento molto lento, sta già sbloccando dei sintomi che a noi fanno comodo, ce li mettiamo da parte. E l'abilità più importante è ancora questa, quella di infettare un nuovo continente. Vabbè, proviamoci con un altro paio di continenti, vediamo se funziona. Speriamo di beccare zone un po' complicate, tipo l'Africa e l'India, grandioso. Così adesso, teoricamente, con gli upgrade, la trasmissione, dovremo raggiungere un po' tutto. Stavo pensando però che, essendo una cosa molto lenta, un procedimento molto ma molto lungo, i dottori se ne fregano del virus e probabilmente non studiano manco una cura. Non lo so, sapete, sai come funziona. Per sicurezza aumentiamo la diffondibilità nelle aree urbane. Abbiamo l'America, abbiamo l'Europa, sì, molte aree urbane direi. Siamo adesso al milione di infetti. Che bello, cioè le persone festeggiano il milione di iscritti, noi festeggiamo il milione di infetti. Ci può stare, ognuno il suo giustamente. Noto con piacere che comunque stiamo conquistando continenti anche senza utilizzare le bolle queste qua, che probabilmente mi tengo all'ultimo, magari se un continente non me lo prende. Allora, visto che siamo arrivati giù in Africa, vediamo se con gli insetti prendiamo anche le zone un po' meno curate. Ecco, 30 milioni di persone, dai, è così che si va alla grande. Oddio, ho conquistato in un secondo Ucraina e Polonia. E che è successo? L'esplosione di spore di funghi. Vabbè, a me va benissimo, anche l'India è strapresa, abbiamo un po' di punti da parte. Insistiamo sulle zone urbane, perché come vedete qua ancora non abbiamo toccato niente. Oddio, mezza Africa conquistata. Pneumonia sbloccata.
bloccata, attenzione, il fungus prende piede qua, eh. Stiamo andando veramente bene. Con calma, ragazzi, ce la possiamo fare. Ho 34 punti, come possiamo spenderli? Abbiamo un'alta infettività, severità normale, letalità zero per adesso. Effettivamente è buona come cosa. Piccioni miei, vi voglio pieni di funghi, dovete fare il danno più totale. Così un cuoco, tac, ammazza il piccione, c'ha già i funghi dentro, deve andare a raccoglierli. Cina completamente conquistata, tra poco arriveremo anche in Giappone. In Russia ci siamo, ma non si espande, non capisco come mai. Stiamo conquistando veramente in fretta, perché siamo a 3.400.000. Però Sud America e Nord America, manco per sbaglio, c'è qualcosa che non torna. Proviamo a far così. Aumentiamo il freddo a 2 e poi diamogli anche un potenziamento alla Spur Burst. Vedete se arriviamo in Sud America, e dai, è così. Abbiamo fatto delle mosse molto intelligenti. Anche in Australia, dove c'è la frontiera, siamo approdati. Messi sulla watch list. E vai, è quello che ci piace sentire. Oh, calmi, 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 calmi. Che sta banda di punti tutti insieme? Siamo a 3 milioni di morti, ragazzi. No, aspetta, aspetta, c'è qualcosa che non va bene. E ci credo, cazzo. Sblocchi questo qui che può essere fatale. Devolvi immediatamente. E questo rallenta le future ricerche. 5% la cura. I morti per fortuna si sono fermati. 3 milioni e mezzo. Poveracci, quello che ci hanno rimesso le pelli. Noi stiamo andando alla grande. La nausea ci può anche andare bene. Ci manca il Nord America. Com'è che si prende il Nord America, ragazzi? Non so, se volete vado anche di piccione. Poi boom, gli si dà l'extreme zoonosis. Così piccioni che esplodono con funghi batteriologici su tutto. Madagascar preso. Abbiamo preso anche il Canada. Che vuoi di più? La Groenlandia, ragazzi. Non la prendiamo, la Groenlandia. Neanche l'Arabia riusciamo a prendere. Oh, invece l'Arabia sì. Aumentiamo ancora di più il ghiaccio. Vai, mettiamolo al massimo. Resistente a tutti i cavolo di climi. 43 punti. Che cosa? Adesso non ce li ho, ragazzi. Me ne posso permettere. Finché arriviamo qua sopra non so veramente come fare. Facciamo così. Allora, utilizziamo la cosa del fungo di evolversi a lontananza. Bam, cos'è che conquistiamo? Groenlandia, ti prego. Sì, presa, stronzi. Pensavate di sfuggire all'epidemia, eh? Siamo al 50% della cura. Stanno volando stavolta. Ce la possiamo fare, io me lo sento. Presa la Groenlandia. Ok, cos'è che manca? Una Nuova Guinea. Anche nel risico era sempre difficile prendere la Nuova Guinea. Non scherziamo. Cazzo, la cura è al 75%. Io non ho colpi. Presa la Nuova Guinea. Ok, è tempo di uccidere. Ragazzi, tutto il mondo è infettato. Cura l'84%. No, 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 non bene. No, no, no. Abbiamo bisogno di soldi. Allora, questo mi dà 2. Perfetto. Questo mi dà 2. Perfetto. Boom, ci siamo. 32. Mettiglielo qui. Vediamo un po' se rallentiamo. Ok, si è rallentata un pochino. Non di tantissimo, perché è già al 79%. Vuoi conquistare sti stronzi in Nuova Guinea? Il paziente zero. Quello con la cura. Non ci posso credere. Mi sembra di vedere. Io sono leggenda. Hanno trovato la cura. Abbiamo perso. Sconfitta a me. Ma col cazzo, adesso ci riproviamo. A fungo, ma che cazzo combini? Riproviamoci, ragazzi, dobbiamo farcela a tutti i costi. Il fatto che si sviluppa il gene per noi è positivo, perché se devolviamo guadagniamo punti, quindi questo devo lasciarlo per forza. La prima è sempre dei bambini e poi andiamo alla grande. Non capisco come mai. Partiamo dagli Stati Uniti per una volta. E vaffanculo, gli USA. Mangiamo gli hamburger pieni di virus, di batteri. Vai così. Utilizziamo subito i nostri primi 7 punti così. 1, 2 e 3. Vai, 3 continenti in più, così ampliamo il fatto di poter conquistare. Poi ho messo il bonus che quando scoppio le bolle rosse dovrebbe darmi qualcosina in più, quindi speriamoci. Subito resistenza al freddo, visto che siamo partiti dal Nord America, teoricamente qua giù è tutto ghiaccio. E roditori, così non si sbaglia. Fungus ha infettato le persone in India. Ma come in India? Ma sono in 400. Noi vogliamo molto di più. Vedrai, se non andate col fungo trufolato ci andiamo di fungo fritto e vinciamo. Però come avete visto non è molto cattivo come virus, cioè non uccide. Il fungo boh, sta lì, dice vabbè, io faccio la mia vita, voi fatevi la vostra. Anche in Spagna siamo arrivati, abbiamo 40 punti, vediamo di usarli un po'. E questa l'altra volta non l'avevo vista. Diventa immune all'antifungo. Bellissimo essere immune all'antifungo, ragazzi. Cioè, tipo, lo so, distruggere la criptonite per Superman. Per piacere, qualcuno può andare giù in Africa? Vabbè, ci penso io. Spore Burst! Sì, è tipo il colpo di Spider-Man, però che spara le spore. Oio, era sta andando particolarmente bene. La Cina l'abbiamo presa, loro piacciono i funghi, no? È rinomata. Stavolta un po' di punti, teniamoci da parte, perché non voglio fare un fail come prima. 118 punti da parte. Il Sud America come lo conquistiamo? Così, dai, dai così. Boom, boom e boom. Esplosione di spore. Vediamo un po', tra poco la usiamo. Stanno sviluppando la cura, ok ragazzi, quindi la facciamo così. Esplosione di spore per dargli il colpo finale. E tagliamo le gambe a sta cura del cavolo. Facciamogli vedere chi comanda, che ci prendiamo pure la Groenlandia. Cura al 25% di nuovo. Il Sud America perché non me lo prende? Ma devo fare le pecore. Vai di pecora se la pecora è la cosa giusta. Vai così. Il Sud America è pieno di pecore, abbiamo scoperto. Chi è che manca? La Bolivia. È che in Bolivia non mangiano i funghi, è rinomata sta cosa. Ci sono ancora
4 milioni di persone che non sono infettate. La cura sta al 50%, sta a vedere ci fregano un'altra volta. E invece no, io cambio ancora per due cavolo di volte. Doppio potenziamento e boom, conquistiamo un altro continente. Eccoli dov'erano, in Nuova Zelanda. Non riusciamo a prenderli, ragazzi. 4 milioni di persone che non vengono infettate. E voi siate dannati all'inferno. Come faccio a prendervi? Come si fa? Hanno interrotto tutti i voli, tutti i collegamenti. Vaffancuore. La cura al 75% di nuovo, dai. Ok, fermi, fermi tutti, ce l'ho fatta. Ho conquistato tutto il pianeta, va bene? Devolvi, 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 devolvi. Abbiamo 34 punti. Allora, o provo ad ammazzarli tutti, però siamo 83%, quindi è davvero difficile. Il reshuffle genetico non lo posso più fare, quindi non posso più cambiare come si muove il virus. Mettiamo il completo fallimento degli organi, non so che dirvi. Cioè, proviamo così. Dai, proviamo a vedere come va. E già, 100% la cura! In un secondo! In un secondo la cura 100%! Di fuori? No, non è vero. Non è vero. Impossibile. Impossibile! Questo si è svegliato e ha detto: porca troia, ecco come si sconfiggono i funghi al forno! Abbiamo perso. Abbiamo perso, non ci credo. Non riesco più a vincere. Ora vedrai dall'Egitto con furore i funghi dentro al kebab. Ma la Groenlandia come fanno a essere sempre tutti immuni? Cosa mangiano laggiù? Una mela al giorno toglie il fungo di torno. Ma vedete l'esplosione? Vai così, tutto mio. Pensavate di fuggire da Steppi? Da Steppi non si fuggirà. Groenlandia e Nord America, voglio prenderle. La cura è al 25%, proviamo a rallentarla un po'. Groenlandia presa, Nord America. Dai, su, su, belli. E io inizio a scendere le malattie. Vi faccio vedere, così iniziano a morire sti stronzi. O vai, o morite. Così moriranno anche i dottori, eh? O scappano. Sì, sì, tirate fuori le vostre cure del cavolo. 57%, oh mio Dio. Cambia, ti prego, fermali, fermali, fermali. 49, dai. Nord America, lo stai prendendo, Step, ce la stai facendo. Basta con sta cura, 65%. No, no, mi evolverò ancora, non mi prenderai. Allora, sta morendo tutto il pianeta, però ce la stiamo facendo a conquistarli o sbaglio? Quanti cazzo ne mancano? 1.800.000, dai, abbiamo ucciso 1 miliardo di persone. Oh, 5 miliardi abbiamo ucciso, fermi. Ok, l'ultima persona è stata presa. Ho 70 punti la cura. Mettiamo 40 qui e ne mettiamo qua, cazzo. La necrosi. È la volta buona, me lo sento. Infezione del sistema, bam. Giù anche con la polmonite. Sono rimaste 800 milioni di persone, abbiamo ucciso 6 miliardi. Può essere la volta buona, per piacere? Sti dottori moriranno, li mangeranno i funghi anche loro. Ci siamo? È già che ci siamo, anche il coma. Cioè, mettiamoci una pietra sopra, non se ne parla più. E andiamo così, anche i funghi hanno avuto la meglio. Siamo finiti anche sul giornale della BBC, mamma mia. Let's go. Boom. Vittoria, abbiamo sterminato la vita sulla terra. Nuovo gene sbloccato, il creazionista. Ma lo scopriremo nel prossimo episodio. Allora ragazzi, anche questo video di oggi è terminato. Spero vivamente che vi sia piaciuto. Se è stato, pollice in su, arriviamo a 40.000 like nel prossimo episodio. Qua da Steph il fugo tutto. Ah!